Seconda tornata di Sally e ultima, cioè almeno per gennaio sicuramente sarà l'ultima perché non, cioè non ho scelta, ho finito i fondi, quindi sono per forza, no, è finita, a meno che qualche benefattore non voglia farsi avanti, insomma, finanziandomi, anzi, venite pure se volete, anzi, sono qua, ne ho bisogno, e quindi per gennaio. Questa è l'ultima tornata. Si vedrà un po' blu perché fuori c'è il sole oggi. Cioè, c'è freddissimo, però c'è un bel sole, quindi questi giochi di luce si vedrà blu. Vabbè, portate pazienza, non sono diventata un puffo, sono le luci così. Allora, voglio fare vedere al volissimo una cosa perché poi devo andare via. Intanto c'è Obelix che fa le serenate. Con chi ce l'hai? Vabbè. E allora, questo è il regalo di compleanno che ho preso per la mia amica Giorgia, che ieri ha compiuto gli anni. E siccome tra poco la vedo, glielo do, volevo far vedere cosa ho preso. Ovviamente non dirò tutti i prezzi perché sta mia ben. però, siccome appunto, quando pubblicherò il video, lei avrà già visto tutto, non sarà più una sorpresa, se non volevo far vedere. Innanzitutto ho preso questa scatolina dai cinesi con tutti i gattini e ha anche le maniglette così si può riutilizzare perché lei è una gattara come me. Lei non è praticante perché no, non ha gatti, perché non ha la possibilità di tenerli, però è una gattara. E poi le ho preso, sono andata alla Coin e le ho preso questa candela, cioè portacandela con scritto Giorgia, che era molto carina, l'avevo visto in un video di Erika, A Girl from New York, che seguo, questo è il suo canale, se non la seguite, seguitela, che è molto simpatica, e appunto mi è venuta l'idea di prenderle questo portacandele. E poi sono entrata anch'io nella spirale delle Yankee Candles, che ne ho sentito tanto parlare e lì mi sono inflippata. Allora, qui farò vedere solo quelle che ho preso per lei. Poi vado via e domani credo girerò tutto il resto degli acquisti che ho fatto, quindi farò vedere anche quelli che ho preso per me. Per lei ho preso le sample, quelle piccoline, appunto per utilizzarle con questo qui. E allora, questo beechwood, che sarebbe il legno di spiaggia, che sa di, boh, di legno, non so. Questo sweet strawberry, sono le fragole dolci, sa di fragola. Poi lemon lavender. Lavanda, non so, limone e lavanda, buonissimo. Poi black coconut, sarebbe cocco nero, cocco. Poi Christmas rose, questa penso che fosse della serie natalizia, sa di rosa, buonissimo. Poi questo Midsummer Night, notte di mezz'estate, come la commedia di Shakespeare. Buona. E Pink Dragon Fruit. Che cavolo di frutta è questo? Non mi viene in mente che frutto tropicale sia questo. Nel frattempo ci penso, adesso no. Ho fretta. Buonissimo, io adoro profumi fruttati. Spero che le piacciono, che le piaccia il mio regalino. Questo appunto è il regalino. Adesso se faccio in tempo ci fico dentro un po' di carta di giornale, qualcosa per riempire. Cioè guardate questi gattini, cosa sono? Cosa non sono questi gattini? E vabbè, niente, per il momento vado, scappo via perché devo scappare via, do un calcio nel culo al micio così la smette di far casino e niente. E restate sintonizzati perché subito dopo ci sarà la seconda parte. Intanto vi saluto e ciao. Ecco la seconda parte. Allora, sono tornata e quindi adesso faccio vedere il resto delle cose un po' più con calma, insomma. Penso che quello di prima sia il video più breve che ho fatto fino adesso, ma ero veramente di corsa. E vabbè che oggi è giornata tutta di corsa, quindi vabbè. Quindi adesso faccio vedere il resto delle cose che ho preso un po' più con calma, insomma. E queste sono proprio le ultime cose. Allora, dicevo che sono andata alla Coin. E sono stata anch'io risucchiata nell'universo delle Yankee Candles. Ah, il regalo è stato molto gradito.
Però siccome poi praticamente da noi, qua in centro, l'ultimo piano è il reparto casa, dove appunto ci sono anche le Yankee Candles. Quindi io prima sono andata su, ho preso le candele e tutto quello che dovevo fare, poi sono scesa giù e giù, praticamente quasi all'entrata, c'è tutto il reparto profumeria, quindi c'è tutto il reparto Essence, Catrice, eccetera, eccetera, che appunto ci hanno ridato finalmente, il mio appello è stato ascoltato, ci hanno ridato l'Essence e quindi mi sono fermata anche lì. E vabbè, c'erano gli stand abbastanza forniti, anche con le nuove collezioni, ho preso qualcosa, forse dopo vediamo. E c'erano delle scatole nelle quali c'era tutto a 1,19, mi sembra, sì. Quindi c'erano vari pezzi delle vecchie collezioni, i prodotti che andranno a esaurimento, credo io, quindi era tutto lì. Cazzato lì. E poi sono riuscita anche a prendere delle cose che volevo da tanto, che ne ho sentito tanto parlare e sono riuscita a trovare. Quindi adesso vi faccio vedere prima quelle perché, e poi le Yankee Candles perché sono sotto, solo per una questione pratica, non cronologica. Allora, ho preso il solvente per le unghie. Questo è al cocco e papaya, delicato dovrebbe essere, e che ovviamente non so quanto costa perché io ho lo scontrino, ma sapete che ci mettono il codice, non so perché, anche se fosse la privacy, cioè peggio dello scontrino della farmacia. L'odore, insomma, è fortino, però questo sarà costato 2,49, 1,29, chi lo sa. E chi lo sa questo quanto è costato? Vabbè, insomma, comunque sapete che le cose dell'Essence costano poco. E allora, io la cosa che ho preso che costava di più di tutte queste costava 3,99, che non so neanche cosa sia, una cosa della Catrice, boh, adesso vediamo cos'è. E insomma, questo l'ho preso perché mi serviva, l'ho finito semplicemente. Allora, poi ho preso, oh, questa che la cercavo da tanto, la Essence All About Matte, che è la cipria compatta, trasparente compatta, che dovrebbe essere quella mattificante, che ne ho sentito parlare benissimo in giro, quindi ero curiosa di provarla anch'io, insomma, e boh, vediamo. Poi un'altra cosa che ho sempre voluto provare, non ho mai trovato, il famosissimo Eye Lost Age, che sarebbe il primer occhi, la base per l'ombretto. Che insomma vediamo, anche questo è strafamoso, lo usano praticamente tutte le YouTuber a partire da Clio, quindi allora poi ho preso questo che è uno dei mascara nuovi che è il Lashes Go Wild Volume Mascara, che è appunto in questa confezione particolare che sembra il tubetto del dentifricio, e vediamo questo lo scovolino. Se si vede, vediamo se lo metto sul faccione. Sì. Si vede che praticamente ha queste 5 palline. Non so se sentite fuori, c'è mia mamma che parla con i gatti, vabbè. Ha queste 5 palline, vediamo se si vedono. Si vedeva meglio prima, mi sa. E appunto ne ho sentito parlare strabene anche di questo, quindi volevo provarlo, insomma. Allora, poi ho preso, questo è della collezione Il Grande Potente Oz. Qua. È una matita, una matita occhi viola. Ah, sto giro faccio gli swatch, perché l'altra volta ho detto, fate vedere le robe, ho detto che stronza, no? Non ho fatto vedere niente. E vabbè, adesso sembra blu, invece è viola. È lo 02 China Girl, che non si vedrà mai. È qua sotto, sì, voilà. No, non si vedrà mai. Comunque è un bel viola matte, senza glitter, senza brillantini. Quindi voglio vedere se riesco a fare, cioè se scrive dentro l'occhio, insomma. Poi ho preso un'altra cosa che ne ho sentito parlare tantissimissimissimissimo. È la famosa I Love Rock, la Gloss Eye Pencil, la matita nera, questa era perfetta, nuova, che deve essere favolosa, diciamo, cioè. E
è appunto famosissima, vediamo, nutro grandi speranze in questa matita. Poi vediamo, questi sono della collezione. Ecco, adesso c'era la Metal Glam come collezione fuori, c'era quasi tutto, però io ho preso solo questi, mi sembra, perché non mi ispirava, anche gli smalti non mi ispiravano, che sono due lip gloss. Allora, questo è lo 02 Best Dress, che vediamo che cacchio di colore è. Eh sì, con la luce non si vede niente. Comunque è una specie di ciclamino, non so, cioè, poi non so se sia trasparente, che ha dei riflessi metallici, comunque è molto carino. E questo è lo 01 Petal to the Metal, che è un rosa chiaro. Eh sì, questo non si vede. È qua. Si vede appena appena un po' il riflesso. Sì, è un rosa chiaro che poi diventa trasparente, quindi non si vede, però ha i riflessi metallizzati. Devono essere carucci tutti e due. Poi questo era sempre nella scatola degli scarti, che fa parte della collezione Marble Mania. Eccolo qua. È un altro lip gloss. Questo è il 2 Mix Mauve. Allora, vediamo dove cavolo metto. Questo si vede, questo è un fucsia scuro, non è come si vede lì, è un pochettino più scuro, però è bello, bello coprente. Non so, ho acceso la luce fuori. È bello, bello coprente, bello intenso. Poi forse ne ho preso un altro, un amico suo, suo fratello. Allora, poi sempre della scatola dei rimasugli, ho preso questo ombretto Color and Shine. Questo è il numero 0614 Divas Love Drama, che è appunto questo ombretto cotto, fatto a sfera, e è un fucsia scuro marmorizzato con il nero. Stanno sfondando la porta. Allora, vediamo un po'. Questo è il colore che viene scuro per fare un bello smoky. E questo è il colore. Sì, il fucsia non si vede tantissimo, cioè praticamente diventa un grigio scuro, che ovviamente non si vede dalla mia mano, anche perché sappiamo che la mia webcam purina è sfigatella. E praticamente diventa un grigio scuro con mille brillantini fucsia. Bello. Forse sul dito si vedono i brillantini un po'. Certo che no. Forse così, se mi svito il dito si vede, così un po' forse si vedono. Comunque, chissà che lo provo stasera. E poi, questo è quello della Catrice che costa 3,99, quello che costava di più, e che anche questo ne ho sentito parlare. È Maria Santa, il mascara per sopracciglia, praticamente il gel per sopracciglia. Questo è il e questo è quello per le castane, insomma, e fatto così e non l'ho ancora provato, però appunto ne ho sentito parlare bene. E un attimo che mi pulisco. Allora, adesso faccio vedere le mini tarte che ho preso delle Yankee Candles, che cioè non potete capire in quel sacchetto che profumo c'è, e sono andata fuori di testa un'ora praticamente a annusare tutto. Allora, ho preso Salted Caramel, che sa di caramello, mamma mia. Poi ho preso Vanilla Cupcake. Non serve che vi dica ogni volta che ne uso buono buono, vero? Cioè, anche perché ovviamente se l'ho preso perché mi piacciono. Questo è Vanilla Lime. Poi Soft Blanket, che è famosissimo. Poi Pink Dragon Fruit, che è come quello che avevo preso per Giorgia. Buonissimo. Ah, questo sarebbe copertina morbida. Perché anche i nomi sono carini. Poi True Rose, che sa proprio di rosa, io adoro profumo di rosa. E Christmas Rose, che fa parte della collezione di Natale. Poi Stardust
strawberry buttercream, anche questo dovrebbe essere di Natale. Poi vediamo. Sugar d'apple, questa è di Natale. Poi vediamo, questi ne ho presi due perché mi piacevano. No, questi sono singoli. Un altro lemon lavender, limone e lavanda. Questo honey blossom, fiore di miele. E questi sì, ne ho presi due perché mi piacevano. black cherry, che sarebbe amarena, credo. E midnight jasmine, il gelsomino di mezzanotte. Io adoro il profumo del gelsomino. Mamma, quando in primavera cominciano a fiorire, ce li abbiamo anche sul terrazzo. Mamma, starei il pomeriggio a sentirmeli. E vabbè, ancora non le ho provate, anche perché non ho avuto tempo, cioè tutti i giorni sono sempre in giro. Quindi, però. E mi ha detto in più la commessa, che non sapevo, che la Yankee Candle ogni mese seleziona, diciamo, un 2-3 tipi di fragranze e fa lo sconto del 25% su quelli lì. Questo mese mi sembra che fosse il Pink Dragon Fruit e forse qualcos'altro che non ho preso, non mi ricordo. E comunque queste costano 1,80 mi sembra. Invece sulla collezione di Natale c'era il 20% di sconto, mi sembra, una roba del genere. E comunque sono molto contenta, cioè sì e no, nel senso. Dicevo, ah, tutte impazzite per gli Yankee Candle, che cretino. Invece ci sono cascata come un pero. Vabbè. Vabbè. Allora, passiamo oltre. E sempre quella mattina sono andata ancora da Piazza Italia. Che Piazza Italia? Io non vorrei sbilanciarmi, però nel mio cuore sta sostituendo H&M. H&M Sappilo. Questo è il sacchetto. Perché praticamente adesso c'è tutto a 5, 10, 15 euro. E quindi fregata. Allora, beh, ho preso questa, altre due cinture, quelle con l'elastico. Questa è fatta così, c'ha questa fibbia, boh, specie di finte borchie. E costava 2,50 euro. Ne parliamo. E l'ho presa anche viola, ovvio. Questa invece si chiude così con la fibbia, e anche qua è sempre piena di borchie e borchettine, e anche lei 2,50. Vabbè, dai, si capisce. E poi ho voluto provare a prendere questa, che dovrebbe essere una sciarpa di quelle ad anello, esatto. Che è un rosa cipria, neanche, no, un rosa antico scuro con teste pagliettine dorate e anche questo costava 2,50 e è molto morbida, devo ancora provarla, però mi ispirava. Bucata? Bucata, no. Un po' rovinata, vabbè, ho senso. Allora, poi questo che è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E poi la soddisfazione di entrare in queste cose. È un giubbetto di felpa, praticamente. E che è carino, ha questo scollo un po' da motociclista, ha le spalle lavorate così, trapuntate. E anche dietro un pochino più corto, come si vede. E è sciancrato appunto questa lavorazione. Dove siamo? Trapuntata anche dietro, vedete, un po' più corto dietro rispetto al davanti. E anche davanti è lavorato un po' così sciancrato, ha le tasche. E questo è il pezzo sotto che è carino. E si apre così. Quindi questo è aperto. E dentro è felpato, sia di felpa pailoso. E mi è piaciuto tantissimo. E oddio, ho perso il biglietto. Vabbè, comunque 5 euro questo. Cioè, costava 19,95.
5 euro, cioè una vittoria. E poi mi sta anche bene, secondo me, perché arriva giusto alla fine della vita quando cominciano i fianchi, quindi si appoggia sul fianco, non stringe, ottimo. Poi ho preso una felpa. Questa è anche bella lunga, morbida, 5 euro, e appunto grigia con questa scritta viola. E ce n'erano di vari tipi, c'era bianca con la scritta rosa, viola con la scritta grigia, carine, sono morbide, poi anche bella lunga, secondo me è tattica. Allora, poi ho preso questo maglione. Sempre 5 euro. Maglione abbastanza lungo, non è da leggings, arriva a metà culo, diciamo. Però mi piaceva così bianco e nero. Sì, anche per spezzare un po', perché tutte robe colorate, intanto qualche colore neutro fa bene anche a me, insomma, averlo. E poi, appunto, sempre della serie che ho tutte robe colorate. Ho preso questo maglione lungo che è carino, anche questo vedete che ha un po' la forma a palloncino, poi ha sia le maniche che il bordo sotto, così un po' chiuso, però sempre morbido. È morbidissimo, caldo, poi ha un bello scollo tondo, e anche questo 5 euro, e color petrolio, perché lì ho visto da Piazza Italia quest'anno vanno tanto il color petrolio. Viola no, tanto petrolio, infatti se avete visto anche gli altri video, ho preso un sacco di roba di questo colore. Ok, e la prima tornata qua, ci siamo. Ok, poi il giorno dopo, non contenta, ho fatto un altro giro con la mia amica Michela, perché le avevo mandato un messaggio e ho detto guarda che qua c'è tutto 5 euro, 10 euro in decorsa. Poi ci siamo trovate, ho fatto un altro girettino, ho preso solo due cose, però due belle cose, una specialmente, ho fatto un acquistone, adesso vi faccio vedere. Sacchettino piccolo. Allora, questa che vabbè, magari fa un po' ridere, però era lì, continuavamo a guardarle, alla fine l'abbiamo presa, è una maglia gigante, enorme, con paperina della Disney, infatti si vede che è della Disney, e è questo, che cavolo di rosa, se è un rosa porcellino scuro, diciamo, è molto larga, e la roba bella è che dietro ha tutta la fila dei bottoni, e va anche giù bella, cioè oltre ad essere larga, va anche giù bella lunga, è morbidissima, non è pesante, leggerina, però morbidissima. E questa costava 10 al posto di, boh, chissà, boh, non si sa al posto di cosa. Ah no, eccolo qua, al posto di 24,50. Quindi vediamo che c'è anche lo sconto. Allora, 59, sì, 60% praticamente. Ma forse non ho detto i prezzi originali dell'altra roba, ma lo stesso, vero? Sono sotto, non c'ho voglia di tirarli fuori. Ok, e poi questo è stato l'acquistone. C'erano solo questi miei. E sono dei jeans elasticizzati che vanno giù belli stretti, tipo jeggings, da mettere dentro gli stivali. Adesso che ho trovato gli stivali alti. E vai, perché avevo solo quelli grigio chiaro che avevo preso da Chiabi mesi fa, che metto in questo video se non l'avete visto. Quindi, insomma, questi vanno bene così li cambio, insomma. E sono blu scuro, normalissimi, sono molto elasticizzati, ma la roba più bella è che mi vanno bene, sono perfetti. Costavano 24,95, invece 10 euro anche questi, quindi è 60% di sconto. E vorrei far notare che ho perso una taglia. Vabbè, queste sono cose mie. Niente. E poi c'erano degli stivaletti bassi, appunto come dicevo, che li cercavo poi là su e giù, che non erano brutti da uomo, questi invece erano carini. Con le borchette, erano molto carine, c'erano neri, grigio scuro, diciamo, e un bordeaux scuro.
Solo che a me andava bene il 37. Peccato che ci fosse solo una sinistra. Misteri, anche le commesse hanno cercato dappertutto, di nessun colore, c'era solo una sinistra grigia. Basta. Quindi vuol dire che qualche genio della lampada è andato via con le scarpe di due numeri diversi. Ma io dico, non te ne accorgi? Vabbè, stesso, lasciamo stare, ma fate girare le palle anche perché ho perso un casino di tempo per niente, ma vabbè. E ultima cosa che mi sono dimenticata di far vedere prima, dicevo appunto che stamattina ho preso la scatola con i gattini nella quale ho inserito le candele, il regalo per la Giorgia, dai cinesi, sempre quelli vicino a casa, e ho preso anche questo cardigan, sempre lì. Io odio i cardigan, diciamolo. Ho preso questo cardigan che vedete che sluccica. E ha tutti questi cristalli neri che quindi fanno un po' gioco di luce. È bello largo, morbido, non è pesante. Allora, questo costava 14,90 con il 20% di sconto, l'ho pagato 11,92, purtroppo solo il 20% di sconto, potevano metterlo a 50, maledetti, ma va bene così. E questo l'ho preso perché ho un paio di body a camicia che non so mai come mettere. Allora ho detto prendo questo, che così si vede la camicia sotto, però è coperta, insomma, perché non è che posso mettermi il body così, bisogna che copriamo un po' la pancetta. E poi questo, vabbè, insomma, mi è sempre comodo, non si sa mai. Ecco, basta, questi sono gli ultimi acquisti, abbiamo chiuso il mercato, fine. Allora, non dico che non comprerò più niente prima della fine dei saldi, che sarà fine febbraio. Però siccome adesso io fino a metà febbraio sono praticamente al verde, per un mese, diciamo, un paio di settimane sono a posto. Quindi per il momento con i saldi, con gli acquisti, basta! E niente, insomma, spero che comunque che i video vi siano piaciuti, che magari vi abbiano dato anche delle idee. Solito fatemi sapere i vostri acquisti, come stanno andando, come sono andati. Avete fatto affaroni, avete preso bidoni, che fa anche rima. E niente, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, passate da Facebook e al prossimo video. Grazie e ciao! Ciao!